Rieccoci, andiamo subito da Andrea Eusebio alla postazione internet perché poco fa, in due momenti diversi, ha parlato il presidente dell'Inter. Prima con un comunicato ufficiale sul sito dell'Inter, inter.it, e poi con delle dichiarazioni fuori dalla Saras. Andrea, te la parola. Esattamente, sul sito ufficiale dell'Inter, la prima parte dell'intervento di Massimo Moratti che dichiara: sono perfettamente d'accordo con il presidente del CONI Gianni Petrucci, sono al suo fianco e condivido lo spirito e il senso di responsabilità con cui ha affrontato questo particolare momento del calcio italiano, che ci auguriamo possa tornare ad essere soprattutto uno sport e meno un problema di tribunali. In un secondo momento, punzecchiato sulla domanda per la quale Moratti non ha accettato questo tipo di invito fatto a suo tempo da Della Valle, il presidente della Fiorentina, Moratti glissa un po' dicendo: quello di Petrucci è un invito da un'istituzione. Per il resto ho già risposto a questa domanda. Cioè, sono due modalità diverse, Nicola Balzani, quella di Petrucci e quella del presidente della Valle. Cosa cambia Ma sostanzialmente? cambia che secondo me, io lo dico da milanista poi, quindi osservo la Basta di essere situazione. Quindi Sì, mettiamo la no, dico tara, no, sennò lo chiedo a Secchi. obiettiva. Lo so, no, vabbè. Però io osservando da esterno questa diatriba fra queste due squadre, io noto una cosa. Per quanto riguarda Moratti, perché, la domanda che sorge spontanea, perché lui ha rifiutato quel famoso tavolo che Della Valle Sì, decise di propose. voler organizzare? Che Ma perché non è se Della lui non Valle che aveva deve nulla da... Ho proporlo? Ha capito, però, risposto prima. se lui... Ho capito, ragazzi, ma se lui non aveva niente da nascondere, Cosa perché ti c'entra? Ma rifiuti? cosa Allora vuol c'entra? dire No, che se ti rifiuti hai qualcosa da ma nascondere, non è hai la per l'idea. coscienza della Ma neanche per persona. l'idea. Quando c'è stato comunque il Della Valle o Tinassa. meno, era stata un'idea Senti ottima. la domanda di È Davide. Sì, la l'istituzione che domanda è: organizza, perché Moratti, non Della quando c'è Valle. stato il tentativo di Non è vero. conciliazione tra le parti, che ovviamente è stato buttato subito nel cestino? Perché si è presentato solamente Agnelli, non si è presentato Abete e non si è presentato neanche Moratti. C'era solamente Agnelli, l'unico. Quando Gli la altri Corte erano Federale, rappresentati dai ricordiamo, legali. si è Quindi espressa, si è parliamo di giudicata legali, li ha mandati incompetente. loro. La Corte Federale aveva cercato di favorire comunque un tavolo conciliatorio al quale Andrea Agnelli si è presentato, però dall'altra parte sono presentati i legali Ma dell'Inter e i legali scusate, ma della Federazione. mi volete spiegare cosa c'è da conciliare? Come cosa c'è da Spiegatemelo, conciliare? in parole E come povere. già? Cosa c'è da conciliare? Cioè, la conciliare è una Cioè, situazione qual è la necessità scusami, obbligatoria ma di Moratti? qui hai un presidente che si tira indietro tutte le volte che gli viene chiesto: Presidente, ma ci vogliamo esporre? Vogliamo dire La la sua? risposta? No, il No, signorino no, sia no, no, tranquillo, Art. l'Agnelli. Una volta cos'è che gli disse il signorino? Gli fece Il una signorino. battuta. Ecco, ma io dico, se, ne parlavamo anche prima, ma quella famosa relazione di Palazzi sull'assegnazione dello scudetto data all'Inter, che fine ha fatto? Perché Moratti non ha mai risposto? Mistero. Allora, ci sono gli organi competenti, giusto? Oggi abbiamo avuto la riprova. Incompetenti. Incompetenti. Perché sono sempre Abbiamo avuto la riprova, incompetenti. incompetenti o competenti, che non sono in grado loro di giudicare. Mi devi spiegare per quale Ho ragione capito Gian, ma Moratti si perché deve presentare come che se... ragione? Perché lui non ha mai dato una spiegazione. No, ma la Ma sono spiegazione... gli altri che devono spiegarglielo. Ma sono gli altri che devono qual è spiegare stata, cosa hanno fatto. Scusate, ma lo Mister, qual è scudetto stata? 2006 è stato assegnato all'Inter per motivi di etica. Quale etica? Etica, quale Ma etica? quale? Quando c'è stata la relazione di Questo è il mio. Palazzi, si parla di ripetuti violazioni dell'articolo 1, articolo 6, articolo 1, E invece la illecito Juve sportivo, che articoli articolo 1, ha non stiamo violato la facendo, io Juve? non voglio puntare al discorso facciamo noi, l'abbiamo fatto No, loro. Agnelli e la Juventus parlano di equità di trattamento, che vuol dire che se quelle intercettazioni venivano messe a conoscenza degli organi Cioè uno ha giudicanti, tentato, invece ci l'altro ha sarebbe rubato. stato sicuramente un Stessa altro cosa. quadro. Perché non sarebbe passata solamente la Juventus come la società che andava a prendere le partite, Esatto. che è da dimostrare ancora. È da dimostrare, ci Se sono neghiamo l'evidenza, mister, però io dico una ci sono cosa. telefonate tra Scusa, Moggi ma e c'è un un arbitro altro. che è stato chiuso dentro, Non è stato ragazzi. chiuso Mister, dentro, informiamoci, però mister, Papa c'è da dire una Tribunale cosa. di Napoli, Però arbitro c'è da dire chiuso una, mister, dentro, c'è da non dire è una stato cosa. chiuso. Mister, c'è da dire una cosa. Informiamoci prima di A proposito delle parlare. intercettazioni, Bene, sono perché sennò diciamo delle uscite, falsità. intercettazioni in cui Moggi, Meani, e parlo da milanista, si dice che Meani, addirittura dicevano che noi avevamo rubato chissà cosa, ancora non lo so perché noi non abbiamo rubato assolutamente nulla. Adesso devi Poi ridare sono 10 uscite delle punti. intercettazioni dove parla la buon'anima di Facchetti. Perché è passata come... Sì, capita, lo fanno tutti. Perché? Ma Stefano, più che Prima altro, di secondo me Inter Juve, manca una parola in tutta andiamo questa da subito. discussione. La parola prescrizione.
L'Inter. Esatto. Gian Giacomo chiede per quale motivo l'Inter dovrebbe presentarsi a un ipotetico tavolo conciliatorio, ma semplicemente per il fatto che è stata giudicata prescritta. Vuol dire che ha commesso, ha avuto delle colpe che le sono state imputate, è passato troppo tempo per, e questo poi dovrebbero spiegarcelo, sì, nessuno ce l'ha mai spiegato, troppo tempo per giudicarla colpevole, sì, per condannarla, però l'anima candida che voleva essere la società Inter evidentemente non è stato. Quindi tavolo conciliatorio tra tre parti che hanno sbagliato. La Juve evidentemente perché aveva Moggi al suo interno, anche se il Tribunale di Napoli l'ha giudicata innocente perché Moggi agiva per se stesso e non per la società. La FIGC perché ha agito in maniera diciamo avventata. Allora siamo rovinati. Se porti questa tesi siamo rovinati. Ma Moggi per chi lavorava? Per me, per lui o per la Juve? Moggi non è legale rappresentante della Juventus. La Juve si è detta fuori da questa storia, chiaramente. Dai ragazzi, allora va tutto bene. Ma parliamo seriamente. No. Moggi non è legale rappresentante della Juventus. In questo momento, nel 2006, quando sono successi i fatti, Moggi era il direttore generale. E non è quindi chi riferisce, chi fa la società. In quel momento era Antonio Giraudo, l'amministratore delegato. Della Juventus, non Luciano Moggi, il legale rappresentante della società. È l'amministratore delegato che ha potere di ferma, non il direttore generale. Quindi in quel momento basta cambiare la denominazione di quello che uno fa, che va bene. No, perché ci sono i poteri, ci sono i poteri di firma. Andiamo a leggere un paio di messaggi, Nicole. Sono compiti societari. Ma ho capito, ma sull'assegno che prendi. Leggiamo un paio di messaggi, nello statuto. Leggiamo due messaggi. Abbiamo chiesto ai nostri telespettatori se Moratti, nell'accettare l'invito a discutere appunto le dichiarazioni di Agnelli, si possa essere sentito accerchiato. Marco ci scrive, ma accerchiato da chi? Joe scrive, accerchiato, lui è un signore, forse è Agnelli che ha capito di sbagliare e Moratti gli sta stringendo la mano. Oppure un altro ancora ci scrive, presidente ci vada pure e se solo si azzardano a chiedere lo scudetto gli faccia una pernacchia e se ne vada. Come diceva Mourinho, siamo soli contro tutti. Allora, possiamo discutere sul discorso dello scudetto più o meno vinto, anzi meno vinto sul campo o assegnato per demeriti altrui. Nessuno può negare questo, nessuno può negare che lo scudetto, quello scudetto, l'Inter l'ha vinto sul campo. Nessuno può negarlo. Io sono obiettivo, sportivo, ho una cultura sportiva, certo, come diceva Agnelli, che lui ha una cultura sportiva altissima. Però voglio dire, questo non significa assolutamente nulla. Qui si sta tirando in ballo la radice del problema, partendo ancora da cose che non, secondo me non sono assolutamente correlabili l'una con l'altra. Ma cioè, voi sapete, al TAR, la Juventus ha fatto l'istanza di ricorso, l'ha presentata al TAR, che è la stessa cosa che aveva presentato al Tribunale della Federcalcio, parlando di equità di trattamento, chiedendo questo. Ha lamentato una differenza di trattamento. Dov'è la differenza? Ci sono le intercettazioni che parlano chiaramente di... dirigenti. Stai dicendo che allora è stato giudicato da Palazzi, ragazzi, ma non possiamo dimenticarci questo. È vero. Cioè, dimenticarci è fare finta che non ci sia stato un pezzo. Stai dicendo che l'organo giudicante ha fatto delle preferenze a questo punto. No, io sto dicendo che facciamoci questa domanda. Perché bisogna prendersi la responsabilità di dire certe cose. Io dico una cosa. Non sono uscite quelle intercettazioni, perché non sono state date a chi doveva giudicare nel 2006? Perché ci hanno messo 12 mesi, anzi 14 mesi da quando la Juventus ha presentato l'esposto di 8 pagine a dare una decisione? Perché? Perché questo tempo? Dillo, spiegalo perché, tu. Perché non lo so io. Stai alludendo a qualcosa, dillo. Sono Palazzi, sono qualcuno. A pensare se tu dici male, una roba del genere, fa il terzo peccato. Allora pensa male. Però si ha ragione. Pensa male perché metti in bocca le quando hanno messo 14 mesi, guarda caso, l'Inter era caduta in prescrizione. Infatti non poteva essere condannato. Però continue allusioni che però allo stesso tempo smentisci perché hai paura di prendere la responsabilità. No, io non ho nessuna paura, guardate, allora, se c'è una cosa che io non ho, non ho paura. E allora di che ci sono stati due diversi trattamenti, due differenti trattamenti perché se la Juventus con preferenze dell'organo giudicante. Ma io non so, che è grave, posso dire se ci sono state preferenze. Io dico che c'è stato un quadro che non è stato rispettato. Perché? Le domande che bisogna farsi sono queste. Ci sono state delle intercettazioni, bisogna scoprire una cosa, sono state consegnate a chi doveva prendere le decisioni, quindi a Borrelli nel 2006, se sì perché non sono state prese in considerazione, se no perché i procuratori di Napoli non le hanno consegnate. Questa è una domanda alla quale finora nessuno ha dato risposta e credo che Abete, che è presidente della Federcalcio, debba la deve dire dare, perché. Sì, quello è vero. Perché allora, poi dopo nel 2011, quando si è dato uno scudetto all'Inter,
per motivi prettamente etici, con le telefonate in cui comunque c'era il presidente dell'Inter all'epoca che parlava con gli arbitri, c'è una relazione di Palazzi che parla di articolo 1, articolo 6, quindi etica sportiva, perché la Juventus è stata condannata e l'Inter invece è caduta in prescrizione. E poi io dico un'altra cosa, io volevo aggiungere una cosa, Stefano, e poi aggiungila. Io vedo la mia squadra, il Milan, in quell'anno, che viene ridotto, a cui viene ridotta di 8 punti, una penalizzazione per costretta a fare i preliminari, beh, poi abbiamo vinto la Champions, altro discorso, vabbè, però io quell'estate mi sono detto, ma se io vado a leggere quello che accade, vedo che la mia squadra viene penalizzata di 8 punti, quando bene o male non è che si parlava di schede svizzere, di arbitri rinchiusi dentro uno stanzino. Meani parlava di bandierine alzate, come poi si è scoperto, ha fatto successivamente tante altre persone. Però vedo la mia squadra ai preliminari, meno 8. Come mai? Io dico una cosa, secondo me quello scudetto lo meritava il Milan. Allora, se qualcuno, se ha qualcuno... È una tesi sostenuta da molti milanisti. È una tesi che noi siamo d'accordo anche, grande, Carlo Pellegatti. Certo. Allora, cerchiamo di... Cerchiamo scanziani... Fai l'avvocato tu da grande. No, per carità. Cerchiamo di arrivare ad una sintesi. Abbiamo visto un po' battibeccare Davide Teruzzi e Gian Giacomo Secchi qui sulla mia destra. Vorrei capire da te, Alessandro Scanziani, che sei una persona molto equilibrata e oserei dire anche super partes, se si riuscirà davvero ad arrivare a questo tavolo con seduti Andrea Agnelli, Massimo Moratti e le istituzioni. Allora, Sandro, qual è il moderatore? In 20 secondi. La premessa è che quel campionato la Juve l'ha vinto sul campo, perché è andata e ritorno con l'Inter e l'ha vinta tutte e due. Per cui questo, non vorrei che i giocatori, che sono i protagonisti, gli venisse tolto qualcosa, come in effetti è stato rispondere fatto. Rispondere alla mia domanda, però. Mentre per quell'altro io mi auguro che si trovino tutti a parlare e si trovi un'intesa, no? Però... Secondo me è molto difficile, perché, sarà molto difficile, perché l'Inter c'ha solo da perdere in questo caso, andare davanti a un tavolo. E comunque il tavolo non lo può indire un presidente qualsiasi, ma lo indice Petrucci o Abete. Allora, un altro tipo ma di poi discorso. C'è la Valle, dico io. Va bene, ci stanno arrivando tanti messaggi, cambieremo argomento dopo la pubblicità, ma qualche messaggio su questo tema lo andremo ancora a leggere tra poco.